Bene, allora oggi parleremo di un argomento che è allo studio di grandi scienziati. Addirittura ha cominciato Einstein all'inizio del XX secolo a toccare proprio delle particolarità di questo argomento molto molto profonde. Ma poi vediamo che questo argomento era descritto nelle scritture antiche. Vedremo come poi era descritto nella Bibbia, vedremo come era descritto nelle scritture vediche. Allora, il tempo è la forza più grande che noi possiamo percepire in natura. Possiamo vedere che in natura ci sono delle forze immani, delle forze grandissime, come per esempio il vento. Stanno sprecando tempo. Ci sono delle forze immani, come per esempio l'acqua, il mare, le maree, le mareggiate, gli uragani, che è acqua e aria insieme. Ma queste forze sono tremende, sono la gravità dei pianeti, che ne so. Qualcuno gli viene in mente qualche forza immane, però terremoti, la Terra, possiamo, vediamo come questi elementi, scusatemi perché ho un po' di tosse che ho fatto nei giorni scorsi, allora vi chiedo scusa se ogni tanto. Però possiamo vedere tra tutte queste grandi forze che esistono in natura, il tempo è la forza più grande. Perché forse è l'unica forza che gli esseri viventi non riescono a sfuggire. Noi possiamo ripararci dal vento, se c'è un uragano andiamo sotto in un rifugio, anche se la casa viene distrutta, però c'è il rifugio sotto. Se possiamo ripararci dalle maree, volendo anche dai terremoti, se ci facciamo la casa antisismica. Però dal tempo nessuno riesce a sfuggire. È questa forza immane che. Infatti questa scrittura che si chiama il Mahabharata, che qualcuno di voi avrà già sentito, non lo si sorpassa quando esso corre, quando è fermo non lo si abbraccia. Qualcuno lo chiama stagione, anno, mese, quindicina, giorno, istante. Altri lo chiamano mattina, sera, pomeriggio o un attimo. In qualunque modo lo chiamino, è tutt'uno. Ed è Kala, il tempo eterno. Tutto in questo mondo si trova in suo potere. Ora, voglio premettere che il tempo è anche un elemento di studio della famosa Bhagavad Gita, che forse qualcuno di voi sta studiando insieme ai miei confratelli, qui al centro Vaikuntha. Nella Bhagavad Gita sono descritti, in questo testo manuale dello yoga, testo sanscrito, 700 versi sanscriti, famoso manuale dello yoga, sono descritti questi cinque argomenti principali. C'è l'Isvara, l'anima suprema, c'è il Jiva, che siamo noi gli esseri viventi, Atma, c'è la Prakriti, che è l'energia materiale, c'è il karma e c'è il tempo, Kala, così come è descritto nelle scritture vediche. Poi vediamo come il tempo, perché ci sono questi cinque argomenti nella Bhagavad Gita? Perché questi cinque argomenti sono collegati tra di loro, così noi siamo collegati, l'anima è collegata con il tempo, la natura materiale è collegata con il tempo. Qui stiamo ancora analizzando queste scritture antiche che sono i Veda, questi testi sanscriti. Dice il Brahman Saguna è messo in moto dal tempo. Allora, ci sono in questo mondo materiale, i Veda descrivono che ci sono 24 elementi. Ci sono 5 elementi grossolani, terra, acqua, fuoco, aria e etere. Ci sono 3 elementi sottili, mente, intelligenza e ego o falso ego. Poi ci sono 5 oggetti dei sensi, 10 sensi, di cui 5 sono 5 sensi di acquisizione della conoscenza, che sono l'udito, l'olfatto, il gusto, la vista e il tatto.
E poi ci sono cinque sensi di azione, che sono la parola, le braccia, le gambe, gli organi genitali e l'ano. Questi 10 sensi più i 5 elementi grossolani, terra, acqua, fuoco, aria e etere, i 3 sottili. Poi ci sono gli oggetti dei sensi, cioè l'olfatto abbiamo gli odori, per l'udito abbiamo i suoni, per la vista abbiamo le forme e così via, per il tatto abbiamo gli oggetti tatto. In tutto fanno 23 elementi. E poi c'è l'essere vivente, cioè noi, l'Atman, che rappresenta il 24esimo elemento, e cala il tempo, rappresenta il 25esimo elemento, nel senso che, secondo le scritture antiche, quando c'è la creazione, tutti questi elementi vengono posizionati nella natura materiale, e il Brahman è la base su cui poggia tutta l'esistenza, sia materiale che spirituale. In questo caso il Brahman è Saguna, perché è pieno di attributi, mentre nel mondo reale è Nirguna, senza attributi. E è messo in moto dal tempo, perché? Perché è come quando noi facciamo una preparazione, mettiamo degli ingredienti dentro una pentola, mettiamo il sale, le spezie, mettiamo vari vegetali, poi naturalmente accendiamo il fuoco, ma se non abbiamo il mestolo per mischiare, per girare, per cercare di non far attaccare sul fondo queste preparazioni, questo mestolo, il tempo è considerato un po' il mestolo, cioè colui che aggrega questi elementi e li mette in moto. Il fattore tempo rappresenta l'anima suprema. In tutte le scritture antiche del mondo, in tutte le scritture sacre, è proprio spiegata questa cosa. È spiegata che il tempo è una manifestazione divina. Per quello, poi vedremo anche più avanti, per chi non è credente o per chi, come vi ho detto prima, questa forza superiore, insormontabile, che nessuno può sfuggire, anche per chi non crede in una manifestazione divina, risulta sempre una manifestazione divina, perché tutti gli esseri si devono inchinare al potere del tempo. Il fattore tempo rappresenta l'anima suprema da cui procede la creazione in seguito all'agitazione della natura non manifestata. E anche questo vedremo dopo, come i vari cicli. L'influenza divina si fa sentire all'interno come anima suprema. Cioè all'interno di ogni essere vivente ci siamo noi, c'è l'essere spirituale, l'Atman, e c'è il Paramatma, l'anima suprema, che ci segue sempre. Questa anima suprema è presente all'interno di ogni atomo, di ogni molecola, di tutta la manifestazione cosmica. E all'esterno come fattore tempo. Questo è SB, è Srimad Bhagavatam, è questa scrittura antica che consta di 18.000 versi sanscriti, è stata messa per iscritto più di 5.000 anni fa da Vyasa, l'avatar scrittore. Qui la foto sotto si chiama mandala, e questo è un mandala che fanno i buddhisti. Principalmente i buddhisti usano queste polverine colorate e fanno queste forme geometriche molto complicate, molto elaborate, usano diversi colori. Poi alla fine, quando loro hanno completato, e magari ci hanno messo diverse ore o se non giorni, distruggono tutto, perché per dire che il tempo, alla fine, quando uno ha costruito qualcosa, viene e ti porta via tutto. E anche per far capire la temporaneità e l'illusione delle cose di questo mondo. Allora, andiamo avanti e cominciamo a analizzare i vari aspetti del tempo.
abbiamo, il tempo si divide in tre fasi, passato, presente e futuro. Però i Veda dicono che il tempo è unico, come abbiamo visto prima nel testo che abbiamo visto prima, c'era scritto che questo tempo è unico, qualcuno lo chiama istanti, stagioni, anni, minuti, ma è un tutt'uno, si chiama Kala. La percezione che noi abbiamo del passato e del futuro è una percezione espansa dal tempo. Anche questa è una cosa che analizzeremo nel corso della giornata. Poi abbiamo spirituale e secondario. Spirituale è il tempo che esiste nel mondo reale, nel mondo spirituale. È un tempo lineare, è un tempo che aiuta, è propedeutico all'attività. Non è oppressore, non è distruttore. E secondario invece è il tempo che c'è qui, dove siamo noi, nel mondo materiale. Infatti qui il tempo diventa imperante e subordinante. Queste sono altre due fasi, altri due aspetti del tempo. Imperante perché il tempo ci costringe a fare alcune cose. Per esempio, quando viene sera è naturale per un essere vivente andare a riposare, coricarsi. Quando il sole sorge al mattino è naturale per gli esseri viventi svegliarsi. C'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per lo studio. Da bambini si studia, da ragazzi, in giovane età si studia, poi si passa all'età matura, ci si sposa, si lavora, si fa un'attività. C'è un tempo per ogni cosa. Se noi vogliamo andare un po' contro a questo aspetto imperativo del tempo, entriamo nel suo aspetto subordinate. Voi non potete dire a una donna di partorire prima del dovuto, e neanche partorirà dopo il dovuto, ma c'è un tempo per partorire, così come c'è un tempo per ogni cosa. Però noi pensiamo di essere in un certo senso, come si può dire, padroni di questa cosa del tempo. Infatti noi possiamo anche andare a letto, non so, a mezzanotte, possiamo andare a letto alle 2, alle 5, possiamo mangiare, non so, a mezzanotte e dormire a mezzogiorno. Possiamo fare queste cose, nel senso, io posso farlo queste cose, però quando uno fa queste cose entra nell'aspetto subordinante del tempo. Infatti non è salutare mangiare a mezzanotte, perché il sole è nel punto più basso. A mezzogiorno il sole è allo zenith, mentre a mezzanotte il sole è al nadir, punto più basso. E noi sappiamo che la digestione va con il fuoco della digestione va col sole, perciò quando il sole è più alto nel cielo, quello è il momento migliore per mangiare. Se noi pranziamo e facciamo un l'autopasto, noi sentiamo che digeriamo bene. Se invece magari ci facciamo, non so, una bella pasta asciutta a mezzanotte, la possiamo anche fare, però poi magari dormiamo male, ci alziamo col mal di testa. E così possiamo vedere tutte le cose in questo mondo. Anche la vita di un essere umano, cioè, come dicevo prima, da ragazzo, da bambino si studia, si va a scuola, poi c'è una fase in cui uno deve fare i suoi doveri, i doveri di famiglia, poi c'è una fase in cui anche uno può rinunciare. Abbiamo visto magari che spiritualisti che hanno rinunciato prima, poi magari hanno dovuto poi andare a lavorare dopo, o persone che non hanno rispettato, non hanno proprio... non sono riusciti, diciamo, sono andati contro questo ordine che è imperativo del tempo. Poi c'è un tempo individuale e un tempo universale. Il tempo individuale è il tempo che ognuno ha, ogni essere vivente ha. A volte una persona
pensa di aver vissuto tanti anni, non so, una vita, 100 anni, un'altra persona gli sembra che il tempo, gli sembra di essere magari vecchia già a 60 anni. Anche negli esseri viventi individuali, una formica vive magari un'estate o 2 anni o 2 estati. E ci sono esseri che vivono milioni e milioni di anni nell'universo. Però per ogni individuo c'è un tempo particolare, c'è un tempo individuale. In effetti, quello che i Veda dicono è che ognuno di noi ha 100 anni di, diciamo a grandi linee, 100 anni di vita, come per dire la formica ha la sua vita, potrebbe essere di 100 anni per lei, però per noi sono poche ore, pochi mesi. Come per, ci sono degli esseri viventi che vivono nell'universo, come poi vedremo Brahma, che vive migliaia e milioni di anni, eppure anche lui vive 100 anni e ci vede noi vivere come se fossimo delle formiche che vivono. Perciò il tempo è relativo al posto dove viviamo e al nostro stato fisico, al corpo che abbiamo. Tempo universale invece è il tempo che è l'universo, il tempo dei pianeti, i cicli, le ere. Il tempo universale è la Terra, ha un giro intorno al suo asse, ha una certa rotazione, ci mette un giorno a girare, a fare un giro completo intorno al proprio asse, poi la Terra gira intorno al Sole, ha un certo tempo, e qui sulla Terra c'è un tempo particolare per questo pianeta. Poi ci sono tempi cronologici, naturalmente, diversi su altri pianeti, o su altre dimensioni, o su altri universi. Poi abbiamo le ere, gli istanti. Cioè il tempo è ciclico, nella cultura dell'Oriente specialmente il tempo è ciclico, mentre noi vediamo nella cultura occidentale il tempo è lineare, c'è un inizio, una creazione, c'è tutta un'evoluzione e poi c'è la fine dei tempi e poi non si capisce bene cosa succede dopo, ma si finisce lì. E invece il tempo per l'Oriente è ciclico, c'è una creazione, un mantenimento, una distruzione, poi c'è ancora una creazione, è sempre ciclico, noi possiamo vedere, anche noi nasciamo, cresciamo, ci stabilizziamo, invecchiamo, moriamo, ma dopo la morte non è finita, così è la cultura dei Veda. Adesso analizziamo un attimo la misura del tempo, un po' come era nei saggi vedici, negli scienziati vedici. In effetti il tempo non si può misurare, cioè noi usiamo gli orologi, usiamo, non so, in questo caso la clessidra, così, ma misurare qualcosa significa prenderne possesso, controllarlo, in effetti, veramente, ma diciamo che si misura perché dobbiamo impostare la nostra vita, come adesso abbiamo un certo tempo per parlare, stare insieme, poi ognuno andrà, avrà le proprie cose, altre cose da fare. Infatti Kala Chakra è chiamato anche, perché chakra vuol dire ruota, vuol dire disco, vuol dire la ruota del tempo. E come dicevamo prima, tutti i corpi hanno la loro orbita del tempo, che si chiama Samvatsara. Questo è descritto, poi adesso vedremo, in questa scrittura Srimad Bhagavatam, che si intitola proprio Il calcolo del tempo a partire dall'atomo. Voi potete andare a vedere questo capitolo, che è il terzo canto, 11° capitolo, che si intitola proprio Il calcolo del tempo a partire dall'atomo. E dice che tutti i corpi, non solo, in effetti sono tutti corpi, questo è un corpo, il nostro è un corpo, gli animali hanno un corpo, i pianeti sono corpi, nel mondo materiale sono tutti corpi, quelli che noi vediamo così apparentemente, ma sappiamo poi che nei
corpi c'è anche l'essere vivente, l'anima, ma ogni corpo ha la sua orbita del tempo, cioè noi abbiamo un'orbita, abbiamo una nascita, abbiamo un ciclo, così i pianeti hanno un ciclo, hanno una durata, il Sole ha una durata, l'universo ha una durata. E gli scienziati vedici avevano capito come misurare il tempo già migliaia, se non milioni di anni fa, col calcolo del tempo a partire dall'atomo. L'atomo è la più piccola particella, a parte le particelle più piccole che compongono lo stesso atomo, ma è la particella più piccola che si conosce. Infatti in sanscrito è chiamata Paramanu. Param vuol dire supremo, il più. Anu significa infinitesimale, cioè la cosa più piccola che c'è. Ecco, in questo capitolo del terzo canto, l'undicesimo capitolo, che si chiama così proprio, si intitola Calcolo del tempo a partire dall'atomo, c'è proprio questa definizione. La più piccola particella esistente nella manifestazione materiale, non costituita in un corpo, si chiama atomo. Anche dopo la dissoluzione di tutte le forme, l'atomo continua a esistere come entità invisibile. Adesso io l'ho scritto così per farvelo vedere, però se voi andate a vedere, in questo testo c'è il sanscrito originale con la traslitterazione, perché i nostri maestri hanno portato questa conoscenza così com'è. Cioè, questa affermazione non è stata scritta in tempi moderni, ma è stata scritta migliaia di anni fa. Infatti, qui vediamo una tabella scolastica, non so se riuscite a leggere là in fondo, qui c'è scritto atomo, questa è una tabella che insegnano a scuola, l'atomo è la più piccola parte di ogni elemento esistente in natura che ne conserva le caratteristiche chimiche e fisiche. Voi non vedete da questo? Vedi qualcosa? Mi dispiace, mi metto il computer qui. Si può mettere il computer lì, però non c'è lì. È molto simile, abbiamo visto come è molto simile la descrizione che danno i testi vedici. Pensate che gli scienziati vedici avevano scoperto come calcolare il tempo proprio da questa aggregazione degli atomi. Gli atomi tra di loro si aggregano per formare le molecole, per formare un corpo, per formare la materia. E c'è un tempo di aggregazione che è costante, che è sempre quello. Come noi, voi sapete che l'orologio più potente, più preciso al mondo, è l'orologio atomico. Ed è, diciamo, una scoperta, è un orologio che hanno fatto pochi decenni fa. E ultimamente ne hanno fatti diversi, però quello più comune era quello con l'atomo di cesio. Naturalmente ci sono tanti elementi, ma voi sapete che gli elementi materiali, secondo se avete studiato fisica o chimica, anche così in modo non troppo approfondito, ogni elemento, ci sono i metalli e i metalloidi, ma ogni elemento ha una struttura atomica. Cioè ogni elemento, la diversità tra un elemento e l'altro sta proprio nella struttura atomica, nella diversità che c'è tra gli elettroni e i protoni, cioè il numero degli elettroni e protoni che è uguale nell'atomo varia. Per esempio l'idrogeno ha un elettrone e un protone, l'elio ha due elettroni, due protoni e così via. Questa è la diversità della materia. Allora, lo Srimad Bhagavatam dice: tre doppi atomi formano un esatomo. Il tempo necessario per l'integrazione di tre esatomi forma un truti, e 100 truti formano un veda. Tre veda formano un lava. Allora, un truti equivale a un 1685esimo di secondo. Questa è una. C'è anche una virgola. Comunque, questa è una misura che è sempre uguale. Infatti nell'orologio atomico che hanno gli scienziati adesso hanno scoperto che investendo di energia con un raggio laser, così un atomo di cesio, questo vibra a una certa frequenza che è sempre la stessa.
Cioè già gli scienziati vedici avevano fatto, allora, nelle nostre scritture, diciamo, le scritture che poi studiamo anche noi, che ci, diciamo, ci dedichiamo la nostra vita anche a, a diffonderle, cercare di insegnarle agli altri, naturalmente è molto importante per noi la, la conoscenza spirituale. Adesso non voglio mettervi in testa cose astronomiche, numeri astronomiche, ma questo ci serve per capire che queste, queste grandi, questi testi vedici sono molto autorevoli e avevano già, e già avevano precorso i tempi degli scienziati moderni. Qui abbiamo una tabella, un truti è, qui è messo sotto frazione, 8 fratto 13.500, un veda sono 3 truti, un lava sono 3 veda, 8 fratto 45 di secondo. Poi abbiamo un imena 8 quindicesimi e così via, fino ad arrivare che un lago sono 2 minuti, qui c'è la dasha, 30 minuti, in prahara 3 ore, un giorno 12 ore, una notte altrettanto 12 ore, un paksha 15 giorni, due paksha formano un mese e 12 mesi corrispondono a un anno, cioè un'orbita completa intorno al Sole, della Terra intorno al Sole. Naturalmente non è l'anno di 365 giorni, perché la... noi sappiamo che per esempio nel calendario gregoriano aggiungiamo un giorno ogni, c'è la, come si chiama, l'anno bisestile, che aggiungiamo un giorno perché la misura giusta sono 365 giorni e 6 ore, cioè 6 ore e un quarto di giorno, 6 per 4 fa 24 ore, cioè ogni 4 anni dobbiamo aggiungere un giorno, e questa è la ragione per cui c'è l'anno bisestile. Ma gli scienziati vedici avevano già stabilito la, la misura dell'anno solare. Questo ci fa capire proprio perché l'autorevolezza di queste scritture. Poi, visto che stiamo parlando del tempo oggi, proprio come il tempo era, era misurato. Diamo un accenno alle ere, secondo i testi vedici. Abbiamo detto che è ciclico. C'è una, ci sono 4 ere. La, quella che vedete grigio in fondo è l'era di Kali, Kali Yuga, Yuga significa era, questa è l'era dove viviamo noi adesso, l'era di Kali, che è l'era del ferro, è un'era molto tecnologica, i principi spirituali sono quasi scomparsi, c'è, molti, c'è ipocrisia, discordia, e quest'era dura 432.000 anni. Dopo quest'era c'è l'era... abbiamo, dopo quest'era ritorna Satya, Satya Yuga, l'era dell'oro. Perciò abbiamo un'era dell'oro, si chiama Satya Yuga, un'era dell'argento che è Treta Yuga, un'era del bronzo che è Dvapara Yuga, e l'era di Kali che è l'era del ferro. Possiamo paragonarli anche alle stagioni: l'era dell'oro, Satya, è come la primavera, l'era dell'argento è come la, l'estate. Poi abbiamo l'autunno, Vapara Yuga, e l'inverno, che è l'era di Kali. E queste sono, sono tutte insieme, fanno una cifra che adesso vedremo. Allora, abbiamo le cifre, non so se voi riuscite a vederle. Comunque, Kali dura 432.000 anni, Vapara Yuga dura 864.000 anni, e praticamente ogni yuga è non il doppio, ma si aggiunge la, la stessa quantità dell'età di Kali, 432. Dvaraka più 864 più 432 fa 1.296 e così via, fino a 1.728. E tutte e quattro insieme, non si vede il sotto, ma diventa 4 milioni e qualcosa. Allora, 1.000 cicli di queste ere, noi abbiamo un giorno di Brahma. Brahma è, un essere, è l'essere più longevo dell'universo, ed è, sarebbe, secondo i Veda,
l'architetto, colui che ha in un certo senso architettato, costruito i pianeti, costruito le dimensioni in questo universo. Praticamente mille cicli di questi quattro ere, di queste quattro stagioni che si susseguono mille volte, forma un giorno di Brahma. È altrettanto lunga la notte. Voi moltiplicate 8 milioni di anni circa, che sarebbe un giorno e una notte di Brahma, per 365 giorni e poi per 100 anni, perché lui vive 100 di questi anni. Quello che dicevamo prima, ogni essere è dato simbolicamente questa misura del tempo, 100 anni. Ognuno vive 100 anni, solo che Brahma vive i suoi 100 anni, per esempio un anno sul pianeta di Brahma equivale a un secondo sulla Terra. Poi abbiamo Indra, che sono pianeti celesti, sono esseri viventi molto longevi, che sono leggermente tra la Terra e Satyaloka, il pianeta di Brahma, e un giorno qui equivale a 6 mesi là. Un giorno e una notte è un anno intero. E come tutti, anche loro sono nel ciclo del tempo, nell'orbita del tempo. Infatti gli esseri celesti c'hanno un periodo, il periodo del Chaturmasya, che sono i 4 mesi dove in India i saggi si fermano, si fermano in un posto, non girano, non errano più per i vari monasteri o per predicare le glorie della spiritualità, ma si fermano per 4 mesi. Sarebbero poi i mesi in cui gli esseri celesti, sarebbe la notte degli esseri celesti. Ma qui sono cose, diciamo, magari per qualcuno di voi che non è ancora, diciamo, studiato queste cose, sono un po' delicati, ma è giusto per capire le dimensioni del tempo che ci danno i Veda. Abbiamo un kalpa, che è una creazione. Ogni volta che Brahma va a dormire c'è una dissoluzione. Poi Brahma si risveglia e si ripete, diciamo, questa manifestazione. Con tutti gli esseri, con tutti gli elementi vengono aggregati e il tempo dà ancora, diciamo, mischia ancora e mette in moto la natura materiale con tutti gli elementi e con tutti gli esseri viventi al suo interno. Ecco, qui possiamo vedere che la vita di Brahma è lunghissima, sono miliardi di anni, perché abbiamo visto che un giorno erano 4 milioni, moltiplicati per 365 giorni, per 100 anni diventa una vita lunghissima. Però qui abbiamo Vishnu, tutta questa vita qui praticamente è il respiro di Vishnu. Nella creazione, questa è l'iconografia, diciamo, vedica, Vishnu si stende e dai suoi pori emanano miriade e miriade di universi. Perciò lui emana questi universi e poi è un respiro. Cioè lui espira questi universi e poi inspira. E questo è il ciclo. E tutto questo dura, che sono miliardi di anni per Brahma, sarebbero un respiro di Mahavishnu. Cioè vediamo come il tempo... Adesso per farvi capire vi racconto una storia puranica. I Purana sono anche queste scritture, che è la storia di Narada. Narada è il tempo. Narada è un grande saggio, una persona realizzata, una persona illuminata, che tra l'altro anche lui suona... non la chitarra come Yashoda, ma c'è la vena. È sempre... e gira tutti gli universi. E lui era in una foresta che stava meditando nella sua capanna, in riva a un lago, in questa grande foresta, e stava meditando e a un certo punto gli appare Vishnu. Allora lui dice, oh, Vishnu, vieni, cosa posso fare per te? Lo accoglie nella sua capanna, gli offre un bicchiere d'acqua, non aveva molto da offrire, però soltanto il gesto che aveva, gli offre preghiere scelte, gli offre glorificazioni, non...
Vishnu, contento della sua attitudine, gli dice: io vorrei darti una benedizione, Narada, cosa desideri? Lui: Narada, questi grandi saggi, l'unica cosa che desiderano è il bene degli altri, per loro forse non desiderano niente. Però Narada fa: avrei un piccolo desiderio, perché non mi mostri la tua energia illusoria? Non mi mostri il tempo, la tua energia illusoria. E Vishnu dice: ma sei sicuro? Che sì, un attimo, così. Va bene, allora entra in questo lago, davanti a Narada, dove lui meditava, c'era questo lago. Allora Narada entra, si immerge nel lago e quando esce è una bellissima ragazza. Esce dal lago e in quel momento passa un principe a cavallo con tutta la scorta e vede questa bellissima ragazza. Oh, il principe gli dice: oh, che bella ragazza, chi meglio di te può meritare uno sposo come me, e ti porto, vieni con me a palazzo. E la fanciulla accetta e vanno insieme a palazzo, si sposano. Naturalmente il principe diventa il re e questa ragazza diventa la regina, e hanno una città bellissima, grandissima, fortificata da mura, hanno un esercito potentissimo, nessuno era mai riuscito a espugnare la città, avevano grande opulenza, avevano ricchezze, oro, dei sudditi bravissimi, amorevoli, tutti erano felici, e loro, Narada il re e la regina vivono migliaia di anni di vita, di piaceri paradisiaci. A un certo punto però cambia la situazione e c'è un altro re che assedia la città. Questo re, anche lui, aveva una grande forza, un grande esercito, e già aveva messo in difficoltà diversi regni. Allora i giorni della felicità diventano un po' i giorni dell'austerità, perché bisogna fare austerità, la città è assediata, non si può, bisogna sempre essere allerta, proteggere le mura della città, il re non aveva così tempo di dedicare la sua regina, avevano avuto dei figli, i figli erano impegnati anche loro in guerra, la regina era in ansietà completa perché i suoi figli potevano in qualche modo essere uccisi o... E così dalla grande felicità si trasforma in ansietà. Questa ansietà poi si trasforma addirittura in dolore quando poi questi assediatori, il re che assediava la città, riesce a espugnare la città, entrano e distruggono tutto. Il re viene fatto prigioniero, viene torturato. La regina viene in qualche modo portata nei cunicoli e riesce a scappare, gli indicano la via, ci sono dei cunicoli che passano sotto la città e la regina corre, intanto il regno era tutto distrutto, il re non si sapeva, forse l'avevano ucciso, i suoi figli non sapevano neanche più dove fossero, lei disperata, tutta sporca, tutta con gli stracci logori che aveva addosso, percorre questo cunicolo ed esce a un certo punto in una foresta, esce in una foresta e si trova davanti a un lago. Allora lei entra in questo lago per ristorarsi di questa arsura, di queste pene che aveva, e quando entra nel lago esce, era Narada, e c'era davanti a lui c'era Vishnu che rideva, e tutto era passato un secondo, quello che lui aveva vissuto erano passati migliaia di anni tra piaceri e dolori e piaceri. Sembrava che erano passati migliaia di anni ed erano passati una frazione di secondi. Infatti questo è il tempo come agisce. Infatti a volte anche a noi ci capita che andiamo a dormire, passano 7 ore, ci svegliamo e mi sembra che mi sono addormentato. A volte siamo molto stanchi, a volte abbiamo lavorato così,
abbiamo proprio bisogno di riposare, e quando ci mettiamo a dormire cadiamo subito in un sonno profondo, e magari passano 6-7 ore, ci svegliamo e ci sembra che è passato un secondo, ci sembra che ci siamo appena coricati. Vedete come il tempo è relativo. Adesso diamo un'occhiata un po' al tempo che noi investiamo nella vita. Il tempo che investiamo nella vita. Allora, dormire 26 anni. Non è che uno dorme 26 anni, ma se uno dorme, non so, 6, 7, 8 ore al giorno, qui vedremo che tutto è basato su una vita media di 80 anni. Una routine giornaliera, 4 anni, uno si lava i denti, si lava, si fa le sue abluzioni. Beh, sono pochi 4 anni però, per le donne sono poche. Dicono che le donne di più, ma al giorno d'oggi ci sono gli uomini che dedicano molto tempo al corpo. Attenzione, siamo in Kali Yuga. Mangiare 6 anni, calcolando un'ora al giorno, e poi nei 3 pasti principali, uno ci sta a volte anche nel pasto principale ci sta un'ora, qui parlando di 3 pasti in un giorno. Viaggiare, mi dispiace che stavi davanti, viaggiare 6 anni, a volte conosco persone che vanno, che non so, io vedo che vicino dove abitavo io, magari partivano, andavano a lavorare a Milano, ci mettevano 2 ore a andare e poi dopo tornavano altre 2 ore, no? Uno senza contare le file, traffico congestionato, queste cose, è già uno ha sprecato 4 ore della giornata soltanto stando seduto in macchina. Poi abbiamo il lavoro, 17 anni, che non sono 17 anni di lavoro, sono, contando 8 ore al giorno, diventano, se voi calcolate che 8 ore è un terzo di un giorno, se sono 60 anni di lavoro sono 20 ore di lavoro, 20 anni di lavoro. Qui saranno 50 e qualcosa, 54, 55 anni di lavoro, 17 anni, calcolando 8 ore al giorno. Varie, andiamo a fare le spese con la moglie, poi abbiamo 6 anni. Ricreazione, 15 anni, perché poi uno si prende un po' il tempo anche per stare in tutta questa, il lavoro e tanti grattacapi e le file in macchina, così un po' di ricreazione per me la devo prendere, no? 15 anni. Allora, se noi sommiamo tutto abbiamo 80 anni. Allora, domanda, vi faccio una domanda: che cosa manca qui? Il giapa, la preghiera, hai detto tu? Sì. Cioè, insomma, la vita spirituale. La dedizione allo spirito. Manca la vita spirituale, manca il tempo che uno dovrebbe dedicare almeno, non so, anche una parte della giornata alla ricerca spirituale. Infatti, le domande che tutti si dovrebbero porre. Non ho tempo. Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? Queste sono le domande che dicono i Veda, che dicono la persona intelligente si pone queste domande: da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? Non ho tempo. Se voi fate queste domande o andate dalle persone, questo non è il vostro caso perché voi state utilizzando bene il vostro tempo oggi, ma la maggior parte, che è la stragrande maggioranza della gente che non si trova qui, che si trova nel mondo, se gli dite dedicatevi alla conoscenza spirituale, dedicatevi a capire qualcosa di più delle solite cose mondane,
La risposta tipica, questo lo sanno proprio anche i miei confratelli che contattano le persone, cercano di portare il messaggio spirituale, ma vi assicuro che la risposta principale delle persone è: non ho tempo. Infatti si vede le persone lì, non lo guardano neanche questo qui dall'ufficio informazione. L'aforisma sempre dei Purana dice: il sole quando sorge e tramonta accorcia la vita di tutti gli esseri, ma non di coloro che si impegnano nel servizio d'amore divino. E poi dopo lo andremo a vedere. La Bhagavad Gita dice: Mrityu Sarva Rascham, dice Bhagavad Gita, che è questo testo antico che dicevamo prima dei Veda, e poi è la parte del Mahabharata, il dialogo di Krishna ed Arjuna, dice: Mrityu Sarva Rascham, io sono la morte che tutto divora. E mi ricordo quando studiavo così a scuola la letteratura italiana, mi hanno fatto studiare il verismo di Verga, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, quelli più, non dico quelli che... Ciclo dei vinti. Sì, ma il verismo, Verga, no? C'era la Mastro Don Gesualdo, la roba, che dice la roba, no? Lui aveva un sacco di roba, no? Così detto in termine, però era un termine volgare che viene usato molto anche in poesia, in letteratura. Lui praticamente aveva galline, terreni, lui doveva morire, era quasi arrivato alla fine della sua vita, non accettava il fatto che, cioè capiva che stava per perdere tutto, allora se ne andava in giro con un bastone a cercare di bastonare, mi ricordo proprio, gli animali che aveva, distruggeva le proprietà, le cose che aveva, perché diceva: roba mia, vientene via con me, impossibile. Qui abbiamo un accenno alla cultura greca, e infatti il tempo per i greci era Cronos. Cioè i greci in effetti avevano due modi per chiamare il tempo: Cronos e poi vedremo Kairos. Crono è il tempo cronologico, il tempo sequenziale, il tempo che non si ferma mai, il tempo che distrugge. Infatti, qui possiamo vedere Cronos. Cronos è una divinità greca che mangia i suoi figli, divora i suoi figli. Cronos era figlio di Gaia, la terra, e di Urano, il cielo. Però poi c'è tutta una storia complicata che adesso non stiamo qui a raccontare, per cui Cronos divora i suoi figli e rappresenta proprio il tempo che divora tutto. Però i greci avevano un altro modo di chiamare il tempo, che è Kairos, e questo possiamo vederlo, così quello che abbiamo visto prima, cioè un tempo individuale e un tempo spirituale, un tempo universale e un tempo spirituale. Kairos è il tempo giusto per fare le cose, il tempo divino, il tempo che si dedica alla spiritualità, che si dedica alla comprensione del sé. E nel Nuovo Testamento, per esempio, della Bibbia, che è stato scritto in greco, quando si usa la parola proprio tempo, non si usa Cronos, ma si usa Kairos. Kairos è il tempo divino, il tempo che Dio ha per gli esseri, il tempo che Dio ha per la creazione. Se voi leggete Marco, questo po' l'apostolo del Nuovo Testamento, Marco proprio non cita quasi mai Cronos, ma cita sempre Kairos, che è il tempo giusto, il tempo per fare le cose. Questa divinità è rappresentata come un giovane che ha le ali ai piedi, perché anche Kairos, se non stiamo attenti, ci sfugge, cioè corre abbastanza velocemente.
C'ha una, non si vede, ma ha un rasoio in mano e tiene una bilancia. Però una particolarità interessante è che ha un ciuffo di capelli davanti, nel senso che quando Kairos viene noi lo dobbiamo afferrare. Cioè quando il momento viene, infatti da lì deriva anche il famoso detto carpe diem. Carpe diem è cogli l'attimo. Cogli il momento giusto, cogli il momento opportuno, l'opportunità. L'opportunità, quando arriva, a volte le persone sono avvicinate magari da uno spiritualista, o per la strada, o così, in qualche modo loro devono cogliere in quel momento lì, perché, come diciamo prima, come quel signore che ha vissuto da tanti anni, in tante cose, però non ha dedicato la vita, quel momento deve arrivare. Infatti, Kairos c'ha questo ciuffo, che se arriva davanti noi dobbiamo acciuffare, però se ci scappa dietro, è rasato, dietro è calvo, nel senso che quando Kairos è passato non riusciamo a... Questa è la simbologia, la mitologia greca, però è interessante, no? Nel senso che quando Kairos, quando il tempo opportuno è passato, non riusciamo a ferrarlo. Infatti poi diventa anche nella mitologia romana e più avanti nel Medioevo, si parla della fortuna. Come la fortuna ha una chioma forte, una grande chioma, no? Però quando è passata diventa calda, non riusciamo più a afferrarla. E la fortuna, il tempo in un certo senso è la fortuna, questo tempo, il tempo spirituale. Infatti, Chanakya Pandit, che era un grande erudito e famoso per i suoi detti e per essere anche un consigliere di un famoso re, dice: un solo secondo di vita perduto non può essere riguadagnato neanche con milioni di monete d'oro. Perciò la più grande perdita è il tempo speso inutilmente. Abbiamo visto di persone che magari erano in uno stadio terminale della vita e magari erano anche molto ricche. E avevano chiesto ai dottori: dottori, vi do tutto quello che ho, vi posso coprire d'oro di milioni. Milioni di monete d'oro, ma se potete anche allungarmi la vita di un po'. I dottori spesso dicono: mi dispiace più di tanto, se no qualcuno fa anche finta, purtroppo al giorno d'oggi, di dire: ok, sì, non preoccuparti, ti allunghiamo la vita, ma in realtà non è così. Quello che nessuno può guadagnare un minuto sprecato è il tempo, l'orbita del tempo è finita. Però adesso andiamo un attimo, ritorniamo a noi, ritorniamo alla soluzione di questi problemi, perché poi parlando del tempo, qui ci sembra che c'è qualcosa di insormontabile, ci sembra, ma qui non riusciamo più. Cerchiamo invece di vedere le cose positive e la soluzione di questo problema, no? Dei problemi che noi poi abbiamo nel mondo, di questa oppressione del tempo. Allora, Una cosa importante, una cosa molto interessante, per, diciamo, in un certo modo capire e vivere meglio, è rispettare il tempo. Rispettare il tempo significa, come dicevamo prima, c'è un tempo per ogni cosa. Per esempio, se ci alziamo presto al mattino, sono le ore in virtù, sono le ore che dove l'etere è pulito, la virtù è propedeutica alla vita spirituale. Se invece andiamo a letto quell'ora, è diverso. Possiamo farlo, ma siccome non abbiamo rispettato l'ordine del tempo, rischiamo di soffrire. C'è un tempo per ogni cosa. Se voi andate a letto tardi, vi alzerete molto tardi, quando il sole è già alto, perciò potreste avere dei problemi. Uno che va sempre a letto tardi, dopo all'esaurimento fisico e psichico, questo è stato provato. E purtroppo, non so voi, ma nel giorno d'oggi,
magari anche per chi deve lavorare, deve guadagnare, deve vivere, magari fa la guardia notturna, c'è lavoro di notte o ha dei turni, però è stato proprio appurato da scienziati che chi per esempio veglia sempre di notte e dorme di giorno non può avere una buona salute, è molto difficile. Come abbiamo visto il mangiare, come ogni attività, qualsiasi attività voi fate, se la fate nel tempo giusto, questo significa rispettare il tempo. Allora, una cosa importante che potete applicare alla vostra vita, questo ordine del giorno. C'è un consiglio che posso darvi, è un consiglio che danno anche gli esperti e i grandi saggi. L'ordine del giorno, cioè che noi dobbiamo applicare nella nostra vita. E uno è l'aspirazione di non vivere la vita in vano, la consapevolezza della potenza del tempo e il rispetto della forza della sua giustizia. Allora, se noi nella nostra vita applichiamo questo principio, l'aspirazione di non vivere una vita in vano, provate a pensare, l'aspirazione di non vivere una vita in vano. Allora, dopo tutto quello che abbiamo detto, non ho tempo, il tempo è opprimente, abbiamo un sacco di problemi, la vita ci opprime, e tutte queste cose. Però se noi ci alziamo al mattino e diciamo, abbiamo questa aspirazione, io non voglio vivere una vita in vano, cioè non voglio arrivare quando finisce il mio tempo, non so neanche cosa ho fatto nella mia vita, così dice, se ne va un cane o un gatto non sanno neanche dove vanno, cosa hanno fatto o qual è lo scopo della vita. La consapevolezza della potenza del tempo, quello che abbiamo studiato finora, cioè già la consapevolezza, la conoscenza, quando noi abbiamo conoscenza di una cosa, quella cosa è già in nostro potere in un certo senso, perché è la conoscenza che ci fa uscire dalla sofferenza. Quando noi conosciamo le cose, allora la sofferenza diminuisce. La conoscenza della potenza del tempo, quello che abbiamo studiato oggi, quello che abbiamo visto prima. E poi il rispetto della forza della sua giustizia, quello che abbiamo visto prima, il rispetto del tempo, rispettare i tempi, fare tutto in tempo, fare tutto per tempo. Questi sono tre principi da applicare nella nostra vita, ripetiamoli: l'aspirazione di non vivere una vita in vano, la consapevolezza della potenza del tempo e il rispetto della forza della sua giustizia. Per quello dicevo che il tempo è correlato sia a noi, Atma, essere spirituale, abbiamo visto che è un aspetto divino, perciò Isvara, è collegato al karma, perciò l'attività va fatta in tempo e per tempo. E Kala è il quinto elemento. Tempo stesso. Questo è un verso della Bhagavad Gita, capitolo 2, verso 69, che dice: quello che per tutti gli esseri è la notte è il tempo della veglia per colui che ha il controllo di sé. Quello che per tutti è il tempo della veglia è la notte per il saggio raccolto. Da qui possiamo capire che a volte quello che fa uno spiritualista è notte per il materialista, quello che fa il materialista diventa addirittura notte per lo spiritualista. Per dire, per parlare in termini pratici, lo spiritualista si alza quando il materialista va a dormire. Lo spiritualista si alza alle 3, alle 4 del mattino, il materialista va a dormire a quell'ora. E si vede ciò che è la notte per il materialista è il tempo della veglia per lo spiritualista. Se studiate il secondo capitolo, verso la fine, ci sono degli importanti cenni sul tempo
e sul modo di come noi possiamo utilizzare bene questo tempo. Infatti Prahlad Maharaj, Prahlad era un bambino che aveva 5 anni, cominciato ad andare a scuola a 5 anni, però già quando aveva 5 anni era un grande saggio, erudito. E non è che gli piaceva giocare come tutti gli altri bambini, questa è proprio una storia puranica. E lui già agli altri bambini cominciava a dirgli: oh, guardate che adesso giocate tutto, però dovete in qualche modo interessarvi, usare bene il vostro tempo. Dice Kumbharaccia riparò fin dalla tenera infanzia, purtroppo non è il nostro caso in Occidente, fino dall'età giovane o dalla scuola nessuno ci ha insegnato queste cose. E per fortuna ci sono delle persone ancora sagge nel mondo che girano, che insegnano queste cose. Durlaban Manusha Janma. Durlaban vuol dire dura, difficile. Vedete come il sanscrito. Adesso questa è la traslitterazione in carattere umani per poterlo leggere nel sanscrito, proprio il Devanagari ha una scrittura particolare, forse qualcuno di voi ha fatto il corso qua, perché so che avete fatto dei corsi di sanscrito, ma Durlaban Manusha Jan, dice questa, Manusha vuol dire forma umana, Manu è il padre dell'umanità, vedete anche simile, umano, Manu. La forma umana è molto difficile, è molto dura da ottenere. Janma vuol dire nascita. E in questo mondo ci sono diverse miriadi, innumerevoli forme, corpi in tutto l'universo materiale. Però la forma umana è proprio questa forma particolare. È la forma che può utilizzare meglio il tempo di tutti. Il tempo proprio dedicato alla vita spirituale. Dopo molte nascite e morti si ottiene la rara forma di vita umana che concede l'opportunità di ottenere la più alta perfezione. Questo capitolo dello Srimad Bhagavatam si intitola Il distacco della materia. E sarebbe l'undicesimo canto, il nono capitolo, ventinovesimo verso. Allora, facciamo una conclusione, poi magari lascio spazio alle domande. Facciamo un riassunto di tutto quello che abbiamo detto. E naturalmente questo ci serve per vincere il tempo. Allora, per vincere il tempo, prima di tutto, comprendere cos'è il tempo. Quello che abbiamo fatto. Comprendere cos'è, qual è la sua natura, come agisce. Disturbo del tempo. Non opporsi, fare le cose in tempo, ricordarsi sempre quello che ho detto prima, il tempo imperante e il tempo subordinante. Se non facciamo le cose in tempo, se non ci opponiamo a fare le cose nel tempo giusto, cioè un tempo per ogni cosa. Poi rispettare il tempo è una legge, le leggi vanno rispettate. Allora, a livello condizionato, a livello di universo materiale, ci sono delle leggi. E le leggi servono per vivere felici in questo mondo e per portarci alla dimensione reale, spirituale. È come quando, per esempio, andiamo in automobile per la strada. Allora, se noi seguiamo le leggi del codice della strada, possiamo andare felici, viaggiare felici in automobile, viaggiare felici noi, non mettere in pericolo gli altri. Ma se uno dice io non voglio, se una persona dice non voglio seguire le leggi, il codice della strada, allora metterà in pericolo la sua vita e quella degli altri. Cioè chi è la persona libera? Quello che segue le leggi in questo caso o colui che non le segue? Le persone libere in questo mondo materiale seguono le leggi in un certo senso. Sembra un paradosso, ma è così perché è questo. Vedete come il mondo, come è congegnato questo mondo? Questo mondo è congegnato per essere rispettato. Non solo il tempo bisogna rispettare, ma tutte le cose. Bisogna rispettare gli animali, le donne, i bambini, i vecchi, gli spiritualisti. Ogni cosa bisogna rispettare. Anche i mobili che abbiamo, anche le cose, le nostre cose, le nostre proprietà che dobbiamo tenerle bene. Chi non fa questo
Allora, rispettare è già una legge universale, il rispetto. Se uno non fa questa cosa, cade sotto un'altra influenza, che poi vedremo, l'influenza del tempo oppressore, l'influenza è, alla fine, detto in poche parole, o uno impara con le leggi e con il rispetto, o uno impara con la sofferenza. Non ci sono altri modi di imparare in questo mondo. Trascenderlo, conoscenza del sé. Conoscenza del sé significa che noi, quando sappiamo chi siamo, questo è un elemento di studio della Bhagavad Gita, delle scritture vediche, chi siamo noi? Non siamo questo corpo che nasce e muore, cioè ha un'orbita del tempo, ma siamo un essere spirituale, eterno, che c'era anche prima della nascita, ci sarà anche dopo, che trascende il tempo. Quando noi abbiamo capito, quando noi con la vita spirituale, l'inizio proprio della vita spirituale è capire che noi non siamo questo corpo. Cioè già questa conoscenza ci fa capire che noi non siamo, non abbiamo niente a che fare col tempo, in un certo senso. Noi dobbiamo fare i nostri doveri, è chiaro, non è che adesso qui chiunque fa quello che vuole proprio perché non entriamo in questo ordine, facciamo i nostri doveri, infatti. La Bhagavad Gita dice che ci sono due tipi di dharma, svadharma, il dovere, cioè lo svadharma materiale, cioè i nostri doveri che dobbiamo fare con la famiglia, con i figli, con i parenti, non so, con il lavoro, con quello che abbiamo in questo mondo, e c'è uno svadharma spirituale che dobbiamo portare avanti parallelamente alla nostra vita. Perciò quando noi sappiamo chi siamo, abbiamo già capito che noi non rientriamo nell'orbita del tempo dei corpi, noi non siamo i corpi. I corpi hanno l'influenza del tempo, trascenderlo con la via spirituale, cioè il percorso spirituale, il fatto di intraprendere una vita spirituale che parte dall'idea di la sensazione, la voglia di non vivere una vita invano, trascenderlo con la via spirituale. Addirittura abbiamo esempi come. Allora in questo caso uno può trascendere anche gli influssi del tempo. Ho letto che per esempio Madre Teresa di Calcutta, lei non è che andava a letto, andava a dormire quando nel momento giusto si alzava, era tutta regolata, no? Perché aveva così impegnata nel suo servizio verso gli altri che non sapeva neanche se dormiva, forse dormiva 2 ore al giorno, 1 ora, un'altra volta non si ricordava neanche di andare a riposare, perché questo servizio le faceva trascendere l'influsso del tempo. Infatti l'ultimo è il servizio d'amore a Dio e a tutti gli esseri. E c'è l'esempio, gli scritti vedici danno un altro esempio, un bellissimo esempio, che è l'esempio della gatta. La gatta, quando prende i suoi cuccioli, li prende per il coppino, per la collottola, in italiano è collottola, comunque si capisce. Quando il micio sente che la mamma gatta lo prende per la collottola, si sente sicuro, perché sa che lo prenderà e lo porterà in un posto sicuro, sa che lo prenderà e lo porterà nella sua tana o in un posto al sicuro. Quando invece la gatta prende per la collottola un topo, questo topo non si sente al sicuro. Allora il gesto è lo stesso. Allora il tempo arriva per il materialista proprio come la gatta arriva per il topo. Cioè il topo, anche se non è ancora morto, si sente molto in ansietà e ha capito che forse qua è arrivata la mia ora. Invece il gattino si sente al sicuro quando. Questa è la diversità dei due tempi. Questo è la conclusione e quello che possiamo fare per vincere il tempo. E poi in questo modo, quando noi applichiamo queste cose, vediamo che il tempo diventa positivo, come quello che stiamo passando noi adesso. Voi capite che questo è un tempo speso bene. Io lascerei spazio alle domande, o se avete qualche curiosità, qualcosa che volete chiedere, o anche in base a quello che abbiamo detto.
Sì. È una curiosità rispetto a quelli di oggi che si è sentito dire. Rispetto? A certi quelli di oggi che hanno vissuto, non so, tipo 300 anni. Sì. È una cosa vera che sono riusciti a superare, insomma. Sì, so che ci sono degli yogi, sono l'Himalaya che hanno anche 200 anni o 300 sì. anni. Ecco, rispetto al tempo che loro sono in qualche modo riusciti a superare una legge normale. Sì, diciamo in qualche misura loro hanno, per guna e karma, una possibilità di vivere magari più di noi. Secondo la conoscenza spirituale noi siamo eterni. Cioè non è che io ho 50 anni e tu ne hai 30 o lei ne ha 20, noi siamo eterni, siamo contemporanei. Non abbiamo, questa età appartiene al corpo, cioè che uno abbia 300 anni o che viva anche 1000 anni, se non ha usato bene il tempo, dopo quando sono passati 1000 anni tu ti guardi indietro è come se dici ma dove sono finiti? Si fa l'esempio della goccia di rugiada che sta su una foglia di loto al mattino, è lì che tremola e poi a un certo punto sfugge via, scivola via. Così è la vita, che duri 100 anni, che duri 300 anni, che duri 1000 anni o 1 miliardo di anni, quando tu, come il sonno, tu hai dormito 7 ore ma ti sembra che è passato un secondo. Il tempo è un oppressore, ma è anche illusorio in questo mondo. Volevi... No, mi chiedevo come avessero fatto, questi sfruttavano una... Diciamo che con i poteri mistici o con... in base anche alle loro attività... Yoga, sì, chiaro. Poteri. Lei ha citato questi yogi, sono yogi. Yogi, quelli che si alzano anche da terra, no? Sì, ci sono vari poteri mistici. Poi poteri mistici sono 8 siddhi principali, ma comunque. Sono loro che riescono a vivere con le yoga, almeno io sì. Sono. Sì, giusto. C'è una prima. Chiedevo. Che senso ha studiare queste materie così complesse nel senso del tempo, come un giorno di Brahma? A cosa serve a me nella vita? In che modo posso, questo pensiero, questa filosofia, in che modo posso rapportarla alla vita dell'uomo, cioè parlo della mia? Perché è molto complessa, cioè io non mi avvicino neanche perché è incomprensibile. È complesso quello che abbiamo detto, il calcolo del tempo a partire dall'atomo, le vite, le ere, bramai. L'atomo mi va bene perché comunque noi siamo fatti di atomi, ma questi tempi così... Questi ci servono soltanto magari per le persone un po', non come te che sei perché semplice, però magari sono persone più complicate o più come gli scienziati che vorrebbero, è una prova per loro. È una prova che c'è un'autorevolezza, però c'è un verso della Bhagavad Gita che dice Brahma bhuvanalo kapo una varte no juna, dice da Brahma, che hai citato tu, dall'essere più longevo fino all'ultima formica di questo universo, tutti c'è nascita e morte. E questo non ci interessa capire come funziona l'atomo. Io l'ho accennato così per dare autorevolezza alle scritture vediche, alla nostra conoscenza. Quello che poi alla fine ci interessa è capire che questa vita è effimera, che sia la vita di Brahma, perché Brahma anche lui arriva alla fine della sua vita. È vero che nel pianeta di Brahma ci sono i grandi saggi, le persone che si sono elevate da qui sono arrivate in questi pianeti superiori e la maggior parte di loro, quando l'universo viene distrutto, tornano a casa. Nel mondo spirituale. Per la vita nostra. Per la nostra vita, dobbiamo capire. È quasi impossibile, immagino. Cioè, mi viene da pensare, ma questi saggi che hanno studiato questi concetti così, in che modo hanno fatto? Ci credevano? Cioè, perché
cioè la mente umana è quella, può essere una persona, sì, beh, può essere saggi, intelligente finché vuole, i saggi, però questi numeri così alti, insomma, è un po' difficile. Ecco, noi non dobbiamo soffermarci su questi numeri, però capiamo che la morte è sicura per tutti, questo lo capiscono tutti. Allora, prima che venga quel momento, dobbiamo almeno cercare di impegnarci, certo, nel capire... Certo, la vita di ognuno, cioè, voglio dire, certo, 100 anni, 50 anni o 30 anni... Che poi non si sa, però non si sa se ce ne andremo tra 100 anni, tra 2 anni o... o tra pochi istanti, ma quello non lo sappiamo, per quello il saggio è sempre pronto, vive una vita d'amore, no? Vive una vita nell'amore e nel rispetto. Sì, ma questi numeri possiamo ridurli? Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami tu? Milva? Milvia. Milvia, fai una cosa, dimenticati questo numero. Allora, l'importante è che tu ti senti bene con la tua vita e che ti associ con le persone giuste che ti aiutano, che fa con lo zoppo impara a zoppicare, che va. Un spiritualista impara a spiritualizzarsi. È vero. È verissimo questa cosa. È vero. C'era lui? No, se ci sono altre... No, io... Sì, fai c'era io. Lei. Ciao, come ti chiami? Stefano. Ascolta, la concezione lineare del tempo è stata propedeutica per quanto riguarda la produttività, la scienza e la tecnica. Nell'aspetto orientale in cui c'è questa ciclicità, è stato propedeutico anche una spiritualità così elevata oppure si sta attenuando? Allora, sei andato troppo veloce, ma comunque quello che chiedi tu è se è propedeutico questa ciclicità del tempo, siccome siamo in un'epoca appunto epocale in cui la tecnologia sta avanzando, non è che anche gli orientali possono prendere questa concezione del tempo lineare? Beh, allora, appunto, diciamo che la concezione del tempo lineare nel mondo materiale non è una concezione reale, perché la concezione vera è quella ciclica. Diciamo, ma è stata propedeutica questo anche per il cristianesimo, perché se noi prendiamo anche l'eterno ritorno, diciamo, vediamo sempre che deve svolgersi solo una volta. L'eterno ritorno di Nietzsche. Si deve sempre svolgere solo una volta nel tempo, se no Gesù dovrebbe ritornare sempre ciclicamente. Invece questo non accade in Oriente, cioè questo c'è la ciclicità del tempo. Sì, beh, diciamo che anche lì c'è questo ciclo di avatar, no? Gli avatar tornano sempre. Non è detto che Cristo non torni. Non è detto. Cioè Cristo magari è venuto in altre ere, o va in un altro universo. Per esempio Krishna appare una volta ogni giorno di Brahma. Questo è ciclico. Adesso io non so cosa fa Cristo, ma ti dico che Krishna appare ogni giorno di Brahma. Questo te lo posso dire perché è scritto nelle scritture vediche. No, Cristo era un esempio per dirti la concezione lineare del tempo, assolutamente occidentale. Sì, ma poi alla fine il tempo non è lineare. Alla fine non è la comprensione giusta, la comprensione del tempo lineare. Cioè, è lineare nel momento in cui diventa spirituale. Nel mondo spirituale, per esempio, ti faccio un esempio. Allora, Einstein, visto che andiamo sullo scientifico, no? Einstein aveva detto che c'era una relazione tra il tempo e lo spazio, ok? Tanto che la velocità è spazio nel tempo. E perciò ogni corpo è influenzato da questi due fattori. Spazio, che sono le tre dimensioni, e tempo, che è un'altra dimensione. Perciò la concezione quadridimensionale che aveva, in un certo senso ci aveva azzeccato, ci era arrivato vicino. Perciò il tempo qua è propedeutico allo spazio.
nel senso che tu nel tempo c'è uno spazio, c'è un'orbita, l'orbita del tempo, c'è un corpo che cresce, nasce e muore, cioè, questo è lo spazio, no? Invece nel mondo spirituale, siccome c'è il tempo, c'è un presente, c'è un eterno presente, non esiste il passato e il futuro, il tempo non è legato allo spazio, ma è legato all'attività. Allora, quando c'è l'attività, che noi chiamiamo servizio devozionale, questa attività, il tempo è legato a questa attività, non è legato allo spazio, non c'è un'orbita, non c'è una nascita, una morte, ma c'è un'attività. E perciò il tempo è propedeutico all'attività. Questo è quello che ti posso dire io. E infatti, no, per la domanda che ha fatto prima di vivere 230 anni, no? O 300 anni. No, no, il primo verso di Patanjali nel Yoga Sutra dice Atata Brahma Jigyasa, Atta Yoga Nususanam, che è uguale a Atata Brahma Jigyasa. Adesso, Atta significa adesso, cioè significa che il tempo non esiste, che c'è sempre un adesso. E viene spiegato che come Hiranyakashipu, anche se lui aveva chiesto l'eternità a Brahma, Brahma ha detto nemmeno io posso essere eterno, però aveva scoperto il metodo. L'unico modo per allungare la vita è il tapas, l'austerità, cioè quando tu ti impegni in austerità, cioè spendi la tua vita, lui divenne uno scheletro, mantiene la vita nello scheletro, automaticamente la tua vita si allunga tantissimo. Il punto è che non è solo per lo spiritualista, perché è una tecnica. Patanjali lo spiega molto chiaramente, che anche la persona più materialistica può fare queste cose attraverso lo yoga, perché è una tecnica. Ed è per quello che nel secondo capitolo dice Isvara Pranidhana, cioè tutto questo voi lo potete ottenere però molto, ma molto meglio con l'adorazione al Signore. Perché quando otterrete quello, non sarà solo attraverso una tecnica, che poi anche se vivi 300 anni ma vivi male, che senso ha avuto? Quindi Atato Brahma Jigyasi e Atta Yoga Nususanam significa che anche in questo mondo noi percepiamo il tempo. Sanatana Goswami dice il tempo noi lo percepiamo perché dormiamo e diciamo ieri e oggi perché ho dormito. Però hanno visto che se un uomo, anche noi umani, se stiamo chiusi in una grotta sottoterra per lungo tempo, la nostra giornata si allunga sempre di più. Cioè tu non vedi il passare del giorno, no? Hanno visto che dopo mesi che stanno sotto, loro non dormono ogni 12 ore, ma 13, 14, 15, cioè la tendenza è ad allungare sempre di più, perché tu percepisci il tempo solo perché il sole ti cresce, sorge e cala. Quindi in realtà il tempo anche qui non esiste. Sì, è vero. Siamo noi. È una concezione. Infatti, noi uomini. Sì, il tempo poi è relativo a, come diceva Einstein, alla gravità dei pianeti, alla velocità. Lui diceva che uno più viaggia veloce, anzi se si avvicina alla velocità della luce, il tempo diventa zero. E faceva l'esempio dei due gemelli, che uno è sulla Terra e l'altro viaggia in un'astronave nello spazio a una velocità prossima alla velocità della luce, e quello là non invecchia, no? Però dopo questa teoria era stata così in qualche modo un po' confutata dal fatto che qual è che invecchia prima, qual è che non invecchia, perché se quello là sta viaggiando alla velocità della luce, quello che è sulla Terra, per quello là che viaggia, è quello sulla Terra che viaggia. Allora lì ci sono dei paradossi. Però se noi abbiamo la conoscenza spirituale ci serve per dissipare un po' i dubbi. Dico questo, un'ultima cosa, una domanda che magari vi è venuta in mente, no? Si può viaggiare nel tempo? Questa è una bella domanda, no? Sì. Secondo voi si può viaggiare nel tempo? Sì, quella sì. Allora anche lì c'è un paradosso, no? Che uno magari vuole tornare indietro nel passato e vuole trovare suo nonno, no?
vuole trovare suo nonno e lo va a trovare e gli dice come va? Intanto magari suo nonno gli fa ritardare qualche minuto e non incontra sua nonna, allora lui magari non sarebbe mai nato. Allora, innanzitutto c'è da capire una cosa: se noi sappiamo che noi siamo un essere spirituale eterno, che non nasce e non muore, allora il nonno c'è ancora, non è che il nonno non c'è più o è una cosa che è appartenuta al passato. Cioè il nonno non vive nel passato, il nonno vive nel presente come noi. Le persone care, con tutto il mio rispetto, che non avete più o che sono scomparse, ci sono ancora. Non è che erano nel passato, sono nel presente, sono da un'altra parte. Allora, per quello noi capiamo che il passato, in un certo senso, c'è stato, ma non... Se noi ieri avevamo una torta buona, l'abbiamo mangiata, quella torta lì non c'è più, ok? Oggi non c'è più, però ieri c'era la torta. Noi come facciamo ad andare indietro? Se questa torta l'abbiamo mangiata, questa torta è entrata nel nostro stomaco, si è trasformata in energia, in elementi chimici e abbiamo anche evacuato. Allora, vedete come la materia continua a trasformarsi, continua, è in continuo cambiamento. Cioè quello che era il corpo del nonno è finito in mezzo alla terra o in mezzo, mangiato dai vermi, ma il nonno c'è ancora, il nonno come essere vivente, ciò che non cambia. Noi, il tempo non è nient'altro che i corpi che viaggiano, le orbite di tutti i corpi di questo universo che viaggiano, ma l'essere vivente rimane, è sempre lì. Siamo contemporanei, questa è una cosa importante da capire. L'ultima cosa, poi. Questo è un mio pensiero. Come la mettiamo con karma? Karma. Che nel senso muori e poi ti riprendi un'altra forma, un'altra vita. Se questi esseri che non ci sono più fisicamente, però spiritualmente ci sono, la loro energia comunque vive attorno a noi, con noi, parlo delle persone care che non ci sono più. Però sento parlare del karma, che se in base alle azioni non so prendere. Karma significa attività, sì. Così. Mi vuoi spiegare? Allora, perché karma, qui c'è un po'. Allora, devi partire sempre dal presupposto che noi non siamo questo corpo. Se noi non siamo questo corpo, il tuo nonno, il tuo caro non c'è più, ha avuto quel corpo, tu hai un corpo momentaneo che c'è un inizio e una fine, ma noi non siamo il corpo, non siamo spirito. Io non sto parlando di corpo fisico, io sto parlando di un'energia che non c'è più. Sì, noi abbiamo un corpo spirituale. Il corpo spirituale però rimane. Sì. Però noi facciamo. Non c'entra niente col karma. Cioè il karma sono le attività che noi facciamo, certo. E siccome noi facciamo delle attività, dobbiamo pagarne riscuotere o pagarne le conseguenze, in base, perché noi siamo esseri responsabili, abbiamo la responsabilità delle attività che facciamo, tutto lì. Va bene, ma voglio dire, questi esseri che non ci sono più, spiritualmente ci sono, attorno a noi. E anche materialmente, sono in un altro corpo, in un altro zona della terra, in un altro loro sono... Come noi siamo i nonni di qualcuno 200 anni fa. Puoi essere nipote come nonno, sì. O i figli di qualcuno. Tu immagini, ecco, sì. Tu, allora, prova a immaginare un muratore, tu vedi un muratore nella sua vita, di qualche anno, no? Lui costruisce diverse case, lui prende la materia, i mattoni, la calce, così costruisce una casa. Ci vive qualche anno, poi si stufa e ne costruisce un'altra. È uno che è un impresario, può anche costruire tante case. Lui non è mai cambiato, però ha cambiato varie case. Allora tu ti devi immaginare che tu sei sempre quella, non cambi mai. Cioè l'essere vivente quando entra nell'embrione, quando entra nell'ovocellula, attraverso lo spermatozoo, prende i mattoni della materia e si costruisce il corpo. E se lo costruisce, lui è sempre quello. È come un muratore che è sempre lui, continua a costruirsi tante case, continua a costruirsi tanti corpi, ma lui non cambia mai. Io pensavo che se ti costruisci un'altra vita, cioè torni sulla terra. Ti costruisci un'altra casa, sei sempre tu.
tu non cambi mai. Non cambio mai, però io ho detto, beh, se queste persone che vengono a mancare ci sono spiritualmente attorno a noi, e anche pensavo che è come se tu hai un parente che prende l'aereo e va a abitare in America, basta. Non è che ce l'hai ancora sto parente. Certo. Tu dici che ti ha mancato, è mancato perché è andato via, ma c'è ancora, capisci? E tutti gli esseri sono così. Tutti gli esseri vivi. Forse possono dire che c'è ancora, però non c'è più la relazione. Anche se puoi dire che soffro perché non è più qui con me. Grazie della vostra.